Il fatto che ci piace la musica, ovviamente questo è assodato, però ci piace anche nutrire, come già potete vedere in sovraimpressione, la nostra mente con, ovviamente, venerdì in libreria. Come sempre, buon venerdì da Francesco Rinaldi. Come sempre, l'appuntamento di un'oretta circa, 57 minuti per essere svizzeri, insieme a Ciao Radio, insieme a BTV Canale 210. Per cui ancora un buon venerdì, anche se sotto l'aspetto atmosferico ormai ci dobbiamo abituare, perché chiaramente siamo a dicembre, questo è il primo appuntamento di dicembre. Poi ovviamente ci saranno i saluti finali, faremo una puntata molto particolare dedicata anche alla musica che ovviamente celebra il Natale, ma oggi, come dicevo, appunto, lo devo ripetere per gli amici che ci ascoltano in radio perché non riescono a leggere, che l'appuntamento di oggi è come quello di venerdì scorso, venerdì in libreria, perché ci piace nutrirci con la musica, ma soprattutto con i libri. Come sempre, Giuliano Munari. Buongiorno, come va? Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto in radio e anche a voi telespettatori. Va tutto bene, a parte ovviamente, come hai già accennato tu, questo meteo che è tipico di dicembre, ma purtroppo è così, ci dobbiamo abituare. Presenta l'ospite, dai! Presentiamo l'ospite. Oggi abbiamo una neoscrittrice, una scrittrice alla sua prima opera, Ingrid Tugnoli, è una bellissima ragazza di Cento che è alla sua opera prima. Tra l'altro l'opera è ancora in fase di lavorazione, quindi non possiamo svelare tutti i particolari. Cioè, noi praticamente per la prima volta nella storia di programmi che riguardano ovviamente i libri, cioè non presentiamo un libro che è già uscito, ma un libro addirittura che sta finendo di scrivere. Esatto, siamo ancora, diciamo, nelle fasi, non sono ancora le fasi preliminari, siamo già in avanzata fase di realizzazione. Il libro è già avvenuto o deve ancora venire? Diciamo che non è un romanzo in senso stretto, con il finale, con diciamo la suspense, però è comunque un libro molto bello, perché è una cosa che a lei è uscita dal cuore, ma attraverso gli occhi di un'altra persona. La questione è molto intrigante e credo che interesserà molto la protagonista, allora, certamente, la neoscrittrice Ingrid, che si chiama Ingrid Tugnoli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a chi mi sta sentendo e mi sta guardando. Io sono felicissima di essere qui e di poter parlare di questa bella esperienza che ho avuto. Non lo so se poi sarai felice alla fine della trasmissione, perché no, sto scherzando. Beh, io. Scusa, ma così, tanto per iniziare a torturarti, no? È strano, è ben strano, perché lo dicevo appunto con Giuliano, ma anche in altre trasmissioni dove ho presentato anche altri scrittori, cioè praticamente non mi era mai successo di interagire con una neoscrittrice, questo mi è capitato, ma però addirittura di presentare un libro che sta lì per concludersi, per cui è una cosa molto molto singolare, per cui oggi, che ne so, ti potrebbero venire anche delle idee per continuare questo romanzo. Ma diciamo che io ho scritto una parola fine a questo romanzo. Eh sì, la parola fine c'è, mi sembra in fase di elaborazione di stampa. Questo. Allora è già tutto pronto. Il libro è nato come idea in un battibaleno, cioè l'indice penso di averlo scritto in 10 minuti, un quarto d'ora avevo l'indice. Sapevo cosa volevo scrivere dall'inizio alla fine. Tu non avevi mai avuto nessuna esperienza per quanto riguarda il fatto di scrivere un romanzo, comunque qualsiasi altra cosa? Sì, mi erano nate idee, mi erano nate tante idee, e le uniche cose che ho portato a termine sono state delle poesie. Avevo 16-17 anni, tutto il resto cose iniziate, ma non riuscivo mai ad arrivare alla fine. Insomma, mi partivo, scrivevo e poi niente, non trovavo lo stimolo per riuscire a concludere, perché magari c'era qualcosa che non mi quadrava. E invece questa è stata una cosa che è nata talmente dalla realtà, dal mio vissuto, che era impossibile non riuscire a scriverlo, a finirlo tutto. Anzi, è stato veramente una cosa semplice, perché proprio mi è uscita di getto, sì. Che bello. Sì. Ascolta, però non c'è ancora il titolo.
No, il titolo c'è. Il titolo c'è, il titolo con i suoi occhi. Con i suoi occhi. I suoi di un fotografo amatore, non per mestiere, ci tiene a precisarlo, e che saluto, Luciano Bitelli. Luciano? Bitelli. Sì. Ho avuto la fortuna, io dico sempre che è stata la mia più grande fortuna, di incontrare sulla mia strada questa persona straordinaria. Questo è un uomo straordinario che ha fatto tante cose, esperienze bellissime nella sua vita, grazie alla fotografia, ma soprattutto grazie alla sua sensibilità, alla sua voglia di comunicare attraverso la fotografia gli aspetti più belli del lato umano. Secondo me, insomma, ci è riuscito benissimo. Io l'ho conosciuto e tramite il mezzo è stato comunque la fotografia. Io facevo qualche click usando una macchina in automatico, un po' anche per il mio lavoro, e niente, siamo lui, io mi sono appassionata a quello che lui aveva fatto, e nello stesso tempo è iniziato un dialogo tra di noi che non è più terminato, e penso che non terminerà mai, perché c'è una grossa empatia con questa persona. Io la ringrazio perché mi ha fatto anche uscire da un periodo difficile che stavo passando, e mi ha riempito la vita di colori, veramente di tanti colori, e di tanto interesse per non solo per quello di cui ho scritto, che parliamo di Amazzonia, di viaggi in Amazzonia, di viaggi con gli indios, proprio a contatto con queste civiltà ancora immutate. Lui è riuscito a raggiungere diverse tribù per 6-7 anni, e andando a vivere a stretto contatto con loro e riuscendo a portare a casa le immagini della loro vita quotidiana, proprio tribù isolate, anche selvagge non è un bel termine, pericolose. Sì, è riuscito proprio ad arrivare dove nessuno era ancora arrivato, parlo degli anni 80, e con una macchina non digitale, con i rullini. Quindi il suo lavoro l'ha visto arrivando a casa. Ogni anno partiva, organizzava queste spedizioni, ovviamente non era da solo, non è mai stato da solo, perché comunque hanno avuto sempre una guida, che hanno molto aiuto da parte dei missionari, che li hanno aiutati, insomma, a progettare anche e avere autorizzazioni a entrare in foresta, e poi insomma accompagnato comunque da il biologo, la musicologa, insomma comunque anche persone che hanno portato a casa altri lavori oltre a quello fotografico. Ma a me che ha colpito tantissimo sono state le fotografie. Io ho iniziato a vederle e non me le sono più tolte dalla testa, ce le ho sempre qui davanti agli occhi, non so, mi hanno regalato una visione più bella del mondo. È una cosa quasi... piace viaggiare, Ingrid? Sì, ecco, infatti ha colpito anche in questo, nel senso che mi ha centrato nella mia voglia di viaggiare. Io però mi sono fermata abbastanza presto, perché comunque ho avuto una figlia, Giada, che saluto, che mi sta ascoltando anche lei, penso, e quindi non ho viaggiato, diciamo, sto iniziando adesso. E però ho potuto... Susanna, viaggi adesso con la fantasia o viaggi no, con... Allora, io ho viaggiato con la fantasia con lui. Con la fantasia dove sei arrivata? Con la fantasia? Sono arrivata fin dove è arrivato lui, perché comunque tutto quello che lui ha vissuto, io, a me sembra veramente di averlo fatto, non so perché, ma mi ha affascinato talmente tanto, e poi soprattutto anche nello scriverle queste cose, le ho dentro in una maniera incredibile, cioè io mi sembra, a volte mi sembra di esserci stata, è inspiegabile veramente. Però poi ho viaggiato, siamo già riusciti. Lo chiedo a Giuliano, ma lo chiedo anche a Ingrid, così, lasciando da parte per un attimo il tuo libro, perché poi sono incuriosito, io sono con una puzzola, sono curioso di intraprendere questo viaggio in questo libro, però ritornando al discorso della fotografia, voi come siete messi? Tu hai detto appunto che avevi hai fatto qualche click con l'impostazione automatica, per cui hai delegato alla fotografia, alla macchina fotografica, di fare foto. Ma per te la foto in generale, o il fotografare, che cosa ti dice, o che cosa provi quando fai delle foto? Lo chiedo anche a Giuliano.
Ma diciamo che in questo anno, perché è passato un anno da quando conosco Luciano, io ho imparato a usare la macchina. Io sto usando, non più in automatico, non so più che cosa sia l'automatico, senza flash, perché... Ti piace più il bianco e nero o colore? Io preferisco il colore. A me piacciono i colori, mi piacciono tantissimo. Infatti poi il nostro viaggio vero l'abbiamo fatto, un viaggio fotografico a marzo in Guatemala, quindi lì colori a volontà, colori ovunque. Vabbè, sì, chiaro che non puoi fare il bianco e nero. Però devo dire che mi ha colpito invece nelle fotografie di Luciano tantissimo il bianco e nero. È molto introspettivo il bianco e nero, ha un impatto più forte. Sì. Però io sono una persona che si è colorata, diciamo così, grazie alla fotografia. Adesso per me è una passione anche la fotografia. Scusa, non posso una dire... domanda impertinente, ma prima di conoscere questo Giuliano, la poeta era in tutta Luciano. Onestà, Luciano, scusa, Giuliano era, ce l'abbiamo di fianco. In bianco e nero o a colori? La mia vita era in bianco e nero, sì. In era un po' bianco e nero, lui me l'ha colorata davvero. Io continuo a ringraziarlo tuttora, perché sono uscita da un corridoio lungo e stretto, diciamo così. La voglia di scrivere un libro, sì, su un uomo da parte di una donna dopo pochi mesi che lo conosce, credo, sì, che la dica lunga, sì, rispetto a quello che gli ha dato poi, o perlomeno al mondo che le ha aperto, perché, sì. Mi piacerebbe dire come è nata anche questa idea, che forse è l'unica cosa che si può svelare del libro, perché in effetti io ero curioso di appunto prima chiedevo a Giuliano per lui che cos'è la fotografia, e poi chiaramente parto con le mie curiosità su questo libro. Ma la fotografia, sai benissimo che io ho anche insegnato fotografia, quindi fa parte di me da sempre. Anch'io ho cominciato da piccolo con le macchinette automatiche, così. La fotografia, credo, e l'ha detto bene Ingrid prima, credo che sia un mezzo. Io preferisco il bianco e nero, comunque sia bianco e nero colore, è comunque un mezzo attraverso il quale trasmettere emozioni a chi le guarda. Se la persona che le guarda, come è successo a Ingrid, riceve delle sensazioni così importanti, così pervasive, così imponenti, da far credere addirittura di aver vissuto queste situazioni, vuol dire che il fotografo è stato eccezionale ed è riuscito a trasmettere totalmente il proprio sentimento attraverso la fotografia, perché il click è un attimo di una macchina fotografica molto sterile. La vera fotografia nasce nella mente di chi la sta realizzando. Quindi... Ecco, andiamo con il libro. Allora, tu conosci questo personaggio, questo fotografo, e di là ti rimani, come dire, folgorata sulla via di Damasco guardando queste foto, sì, no? Incuriosita, diciamo la prima cosa, incuriosita. Ecco, da quel momento, cioè, che cosa scatta in te per poi mettere su dei fogli di carta che erano bianchissimi tutta la storia, tutto il tuo libro? Cioè, che cosa ti ha fatto pensare, dire, oh, perfetto, adesso è il momento di scrivere qualcosa su dei fogli bianchi? La prima sensazione è stata un gran senso di proprio di sentirmi me stessa. Mi sono sentita libera di poter parlare, di poter essere proprio giù di morale, su di morale, a seconda dei momenti, cosa che non mi capita spesso. Io non sono una persona che si lascia facilmente andare, nel senso che sembro sempre molto contenta, allegra, anche quando non lo sono. Con Luciano sono riuscita un po' a liberare, ad aprire anche la parte negativa che, insomma, che stavo passando, un po' di travaglio interiore. E questo senso di agio mi ha portato ad aver voglia di raccontare quello che lui è, perché poi alla fine dal libro esce tantissimo cos'è questa persona, non solo per me, cos'è, come lo vedo, come ho visto questo uomo. E non solo nel suo lavoro fotografico, perché poi ci siamo scambiati tanti dialoghi, ovviamente parlando di vita attuale, insomma, non si parlava solo di, non si parla solo dei suoi lavori. Certo. E dopo un paio di mesi, ovviamente guardando sempre o le fotografie o le diapositive, perché ha portato a casa questo, diapositive soprattutto, e gli ho chiesto: ma non hai mai pensato di raccontare i tuoi viaggi, di metterli per iscritto?
E lui mi ha detto, ma qualche cosa avevo scritto, e mi ha fatto vedere un blocco, ci saranno state se no 10 pagine scritte. Ho detto, ma dico, questo è un inizio, cioè bisogna prendere, cogliere l'occasione. Dico, hai davanti una persona che ha sempre avuto voglia di scrivere e non sono mai riuscita a portare a termine niente. Io so già l'inizio e so già la fine. E allora gliel'ho detto, dico, guarda, se tu hai voglia di continuare a raccontarmi tutto quello che hai fatto, che a me interessa tantissimo, io sono sicura di riuscire anche a portarlo sulla carta. E così è stato, cioè io dopo una settimana, ma neanche, gli ho fatto vedere l'indice, ho detto, il libro ce l'ho in testa, io so già come scriverlo. E poi non è stato un lavoro, perché alla fine è stato un percorso di vita, perché comunque i giorni passavano, abbiamo fatto... Ma può essere tipo che lui ti ha dato sicuramente tantissimo facendoti vedere le sue foto, raccontando sì. i suoi viaggi, e tu, come per dire, per ricambiare di questa sua grande attenzione nei tuoi riguardi, l'hai voluto ricambiare con questo libro. Può essere una cosa? Sì, in parte ho scritto un po' per me stessa, ma o anche per lui, ma anche per, sì, per donargli qualche cosa, e soprattutto per fare capire anche ad altri, perché io spero veramente tanto che questo libro venga letto, perché ci sono dentro tanti bellissimi sentimenti che provengono dalle fotografie, quindi da come hanno vissuto questi popoli, da come lui è riuscito ad entrare e a captare le cose belle che ancora ci sono in Amazzonia, perché adesso non so che cosa possa essere cambiato in 20 anni, ma quando lui è andato là veramente ha visto un mondo stupendo, cioè incontaminato, natura, animali, popoli che comunque l'hanno accolto, cioè lui è riuscito in un'impresa che probabilmente per tante persone non sarebbe stata possibile, e secondo me ha inciso tantissimo il suo carattere, la sua persona, la sua sensibilità. Ecco, se tu dovessi andare, chiedo anche a Giuliano, in libreria, no? Ecco, questo libro in quale scaffale lo possiamo trovare? Il giorno in cui esce, secondo te, dove può essere collocato? Tra romanzi, non so, libri dedicati ai viaggi, libri fotografici, narrativa, non so, in quale scansia? Per me è un romanzo, questo è un romanzo che parla di tante cose, perché è scritto il presente e il passato, quindi non parla solo di viaggi, di fotografie, parla della mia vita, della sua vita, di quello che provo io, parla persino anche di... c'è un accenno a mia figlia, che ha 15 anni, insomma, quindi ha anche a che cosa vuol dire essere genitore, cioè... diciamo che nel suo modo di vedere gli indios, in parallelo c'è il mio modo di vedere comunque e di affrontare la vita. C'è sempre stato non so, come un parallelismo tra quello che lui mi ha raccontato e i miei pensieri. E questo parallelismo mi piace, penso di averlo portato fino alla fine del libro. Non si parla solo di avventure. Questa cosa del fatto di poter leggere, tu hai messo con le parole, anche hai descritto anche, come hai detto, la tua vita, no? Oltre sì. quella diciamo, del protagonista del libro. Non può essere che poi, ne so, qualcuno leggendo scopra quasi tutto di te, cioè che riescano a in qualche modo a capire com'è veramente in te. Ci sono dei flash. Ah, ecco. Parliamo di concetti anche fotografici. Per me sono più anche dei click su di me. Ah, okay. Dei piccoli, no, non è proprio. Non ho raccontato cosa faccio quando mi sono sposata, il lavoro. No, diciamo, parla di me, nel senso che salta fuori. I miei sentimenti in questo libro saltano fuori, cioè le mie emozioni ci sono tutte. Giuliano, hai avuto modo di leggere qualche cosa di questo libro? Certo, il libro l'ho letto, io farò la prefazione di questo libro che editeremo in collaborazione con la casa editrice Frecciadoro di Marco Cevolani, la prefazione credo che sarà un po' un sunto di quello che stiamo raccontando anche oggi, perché uscirà quella parte di Ingrid che, come dire, attraverso questo viaggio temporale è passata attraverso gli occhi, o perlomeno attraverso quello che hanno visto gli occhi
di Luciano Bitelli, che hanno creato in lei questa forte emozione, che l'hanno fatta uscire, come ha detto lei, da un tunnel, e sicuramente le hanno dato, come dire, le hanno aperto anche una porta verso un nuovo modello di vita, perché una volta che esci da un tunnel ti si, come dire, ti si apre anche un nuovo modo di vedere le cose. La fotografia poi in pratica ti apre questo nuovo mondo, eh. Quindi in questo libro, che a me è piaciuto, e per rispondere alla prima tua domanda, potrebbe stare nella scansia a cavallo tra la narrativa e il romanzo, perché è un romanzo un po' atipico questo qua, però ha tutte le caratteristiche comunque del romanzo, il racconto c'è. E per quello che riguarda invece il titolo che ho scelto, Con i suoi occhi, secondo me è proprio la sintesi di quello che lei mi ha voluto raccontare. Io l'ho intervistata a lungo, abbiamo passato molti momenti assieme, anche a Luciano, così ho cercato di raccogliere un po', come hai fatto tu in questi 10 minuti, tutte queste emozioni che le escono spontaneamente. Lei quando parla di questa cosa senti che non si ferma mai, no? Perché le escono spontaneamente praticamente dal cuore. E il titolo, dicevo, secondo me è proprio l'estrema sintesi di quello che lei ha provato, cioè ha vissuto, ha visto e ha fatto suo un mondo visto attraverso gli occhi di Luciano Bitelli. Questo è un po' il mistero di questo tipo di libro, che racconta storie di vita vissuta attraverso le emozioni provate invece da una persona che queste cose non le ha poi vissute, perché ha raccolto delle emozioni. Esatto. Ecco, Ingrid, prima della pausa, ma Luciano, ecco, Luciano l'ha già letto. Luciano lo doveva leggere il libro, e come? Certo, prima di presentarlo fuori. La domanda non è questa, se Luciano lo ha letto. Non volevo sapere se potevi dire le sue impressioni su questa cosa, sul tuo libro. Ma allora, intanto non voglio rubargli niente, nel senso che spero che quando verrà presentato ufficialmente lui sia accanto a me e abbia modo di esprimersi. Però sapendo che c'è la nostra forte empatia, mi porta a poter parlare anche un po' per lui. Sì, lui, cosa direbbe? Lui si commuove ogni volta che lo legge, ha detto che è una commozione, hanno scritto tante cose di lui, perché comunque articoli di giornale, l'hanno presentato quando ha fatto le mostre, le proiezioni, insomma, però ha detto delle parole così... non ne ho mai lette su di me. Quindi... Infatti vederli assieme, Francesco, è veramente una cosa impressionante. Lo vedi lui che rimane come catalizzato. Scusa, Giuliano, ma perché stamattina che non l'avete invitato? Ma perché probabilmente... No, beh, da fare. Sì, lui è sempre impegnato, perché comunque se non è fotografia, è fotoclub, è una persona molto attiva. Pensavo, insomma, che l'autrice sì, è stata una scelta. Doveva essere la prima persona a parlare, per la prima volta dovevo essere io a rompere il ghiaccio. No. Anche perché il libro non è ancora uscito, quindi... era mia curiosità sentire anche la sua voce, soprattutto appunto rivolgergli qualche domanda, ma comunque avremo sicuramente modo di ritornare a parlare di questo libro quando esce, proprio nella versione, come dire, ufficiale, no? Anzi, direi che quando uscirà potremmo ospitarli entrambi, ma penso che sarà il fare di qualche mese, perché è in fase adesso di lavorazione, quindi anzi colgo l'occasione per salutare Marco Cevolani, che è l'editore di Frecciadoro, che appunto ha preso in mano questa opera. Io sto completando adesso la prefazione, stanno scegliendo, perché all'interno ci sono delle foto stupende, dobbiamo dire che non c'è solo il racconto scritto, ma ci sono anche i racconti fotografici, ci sono anche delle bellissime foto. Ci stanno lavorando adesso per le ultime rifiniture, quindi io immagino fra 2 o 3 mesi che possa essere già pronto. Ecco. Bene, ci fermiamo un attimo.